stiamo parlando adesso di Monte Rotondo, però lei calcola che nella Puglia ci sono stati morti, nella Trieste ci sono stati dei morti, ci sono tanti sepsi, ci sono state tante malformazioni ai peni dei ragazzi. Siamo riusciti a fare qualcosa con l'ambiente ospedaliero del Policlinico Umberto I tramite la Regione Lazio. E attualmente c'è anche un movimento nel Piemonte che sta facendo qualcosa di questa natura qua, però con un ticket che è molto alto, 463-480 euro, della circoncisione islamica proprio. Perché invece questi medici ciarlatani probabilmente chiedono poche decine di euro. Tra parentesi, lei li chiama medici, ma io non li chiamo medici, assolutamente, perché un medico non si permette mai di fare una cosa in questi ambienti qua. Ovviamente le fanno con 20-30 euro. Ma c'è un modo per fermare queste pratiche? Lei proprio mi sta aiutando. Lei, come Radio Capital, mi sta aiutando a fare questa cosa qua, perché noi come centro culturale islamico, come pediatri, come medici, come musulmani in generale, stiamo lottando da anni per non eseguire queste cose qua in modo segreto come lo stanno facendo loro. L'unica cosa che noi vogliamo sensibilizzare sia il governo attuale o eventualmente in particolare il ministro della salute, che almeno ci dà la mano per caso le varie religioni, il governatore di varie regioni si interessano per fare qualcosa di questa natura qua, ovvero mettere un ticket, ma un ticket accettabile, non 500 euro.